Al Pacifico Carotti termina 1-1 tra Jesina e Pineto al termine di una gara godibile che entrambe le formazioni cercano di vincere. Gianangeli schiera un 4-4-2 con Carotti e Magnanelli nel cuore del centrocampo, mentre in avanti la coppia d'attacco è composta da Trudo e Pierandrei. Amaulo, per la prima volta in stagione, riesce a schierare la stessa formazione che domenica scorsa ha battuto la Vispesaro, un 4-2-3-1 con Zane ed Esposito sulla mediana e Di Rocco, Mariani e Pezzotti alle spalle del centravanti Gragnoli. Avvio di gara scoppiettante ed è subito botta e risposta. Al terzo minuto il solito Pezzotti, anche oggi autore di una buona prova, se ne va sulla sinistra e mette in mezzo un buon pallone per Mariani, bravo ad agganciare e superare Tavoni, firmando la sua prima rete stagionale. Il vantaggio pinetese dura però solo 4 minuti. Al settimo infatti la Jesina pareggia i conti con Trudo, che raccoglie il cross di Parasecoli e piazza il tiro ad incrociare. La gara è viva e gli abruzzesi tengono bene il campo esprimendo un buon calcio e al ventesimo sfiorano il raddoppio. Zane pesca ancora Pezzotti sulla sinistra che piazza un altro buon pallone, ma Gragnoli non riesce a girare con efficacia e la sfera termina tra le braccia di Tavoni. Insistono i biancazzurri, autori di un buon primo tempo. Al 29esimo Pezzotti scarica al limite dell'area per Zane, ma la conclusione è alta. Alla mezz'ora si rivede la Jesina con una punizione a giro di Anconetani fuori bersaglio. L'ultima occasione dei primi 45 minuti è per Parasecoli, ma la sua girata non porta i frutti desiderati. In avvio di ripresa, cambio di modulo per Gianangeli, che richiama a sé Silvestri, arretra in difesa Cameruccio e inserisce Giovannini trequartista dietro le due punte per creare maggiore movimento tra le linee. Ma la prima vera occasione è per la squadra di Amaulo. Al quarto, cross di Di Rocco per Pezzotti, la conclusione e la respinta di Tavoni. Scampato il pericolo, però, la Jesina si assesta e col passare dei minuti viene fuori. Al nono, Trudo, lanciato sul filo del fuorigioco, calcia in maniera sporca, facilitando la presa di Giachetta. Clamoroso all'undicesimo, quando ancora Trudo crea scompiglio sulla destra e fa partire un assist al bacio per la testa di Pierandrei, che da due passi centra in pieno la traversa. Sul fronte opposto, al quarto d'ora, è legno anche per Gragnoli, che fa tutto bene, salvo poi calciare sul palo. Episodio che potrebbe essere decisivo al 18esimo, quando il direttore di gara Zucchetti di Foligno ravvisa con la massima punizione una scorrettezza di Fiumara su Trudo. Lo stesso attaccante però dagli 11 metri si fa ipnotizzare da Giachetta, che respinge conservando il palo. La reazione del Pineto non si fa attendere. Prima Esposito arpiona e mette in area un buon pallone per Gragnoli, che però viene anticipato. Poi lo stesso Gragnoli è sfortunato quando, dopo una bella azione corale, c'entra in diagonale il secondo legno di giornata. In pieno recupero ci prova anche Napolano, ma la conclusione a giro centrale è preda di Tavoni. Non ce la fa dunque il Pineto, pur offrendo una buona prestazione, ad andare oltre il pari contro la Jesina, ma riesce ad ottenere comunque un punto che dà continuità alla vittoria di domenica scorsa in vista della gara contro la San Giustese. Nella prima frazione di gioco sicuramente il Pineto è andato un po' meglio. E poi dopo nella ripresa noi ci siamo un attimino assestati, ci siamo guardati in faccia, ci siamo rimessi a posto e qualcosa di meglio siamo riusciti a fare. Però credo che la Jesina abbia fatto una buonissima prestazione contro un avversario di ottimo livello e credo che il Pineto abbia tutte le carte in regola per viaggiare tra le prime tre della classe. Quindi il nostro punto è un punto assolutamente guadagnato e chiaro, si poteva fare di più se il rigore fosse andato dentro, però con i se e con i ma non si vincono le partite. Noi siamo sereni, abbiamo voglia di migliorarci giorno per giorno, di fare un campionato importante e cercare di mantenere la categoria, perché la Jesina merita questa categoria. Mister Amaulo, un pareggio che tutto sommato ci può stare su un campo ostico come quello di Jesi, con la Jesina che fallisce un calcio di rigore ma il Pineto prende due legni. Analizzando i 90 minuti, secondo me abbiamo fatto un'ottima partita, abbiamo dato continuità all'ottima prestazione fatta domenica contro la Vispesaro. Abbiamo tenuto il campo benissimo, soprattutto nella prima frazione, abbiamo gestito bene il fraseggio e ci siamo resi pericolosi in piena circostanza, quindi
nella prima frazione sicuramente avremmo meritato qualcosa in più. Nella seconda parte di gara è venuta fuori la Jesina, ci ha messo in difficoltà con quella traversa e quel rigore, però anche noi abbiamo fallito un'occasione importante con Pezzotti e un palo e una traversa di Gragnoli. Quindi stando una partita aperta, bella da vedere, secondo me entrambe le squadre potevano vincere la gara, è venuto fuori un pareggio, bene, accettiamo questo risultato, però interessava a me la prestazione della squadra, secondo me, come ho detto in altre circostanze, la squadra è in crescita, lo sta dimostrando, dobbiamo soltanto continuare a lavorare.